Benvenuti a Becker on Tour, il vostro macellaio di fiducia. Quest'oggi parliamo di carni bianche, o meglio parliamo di petto di pollo, quindi uno dei tagli anatomici più importanti di tutto il pollo e anche più pregiati. Però iniziamo nel capire come si può individuare se un petto di pollo è fresco e soprattutto di qualità. Ecco qua, questo è l'indicatore fondamentale, la pelle. La pelle deve essere prima di tutto molto sottile e soprattutto sotto la pelle non ci devono essere depositi di grasso, quindi sulla parte sottocutanea non ci deve essere il grasso. E l'altra caratteristica è l'elasticità. Guardate, se noi andiamo a tirare la pelle, vedete come si ricompone facilmente. Questa è una caratteristica che vi fa capire subito la freschezza e la qualità della carne, soprattutto di questa carne che acquistate. Useremo oggi il petto di pollo per fare una ricetta multietnica con un altro ingrediente altrettanto importante, il couscous. Prima però di iniziare a cucinare, vi porto a visitare una città meravigliosa del nord-est, Porto Gruaro. Sorta a confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'antica Portus Gruarius vi incanterà con l'elegante centro storico, sorto lungo le sponde del placido fiume Lemene. Forti traspaiono gli influssi della Serenissima, epoca nella quale crebbe e fiorì, ottenendo concessioni ed autonomie sempre crescenti, vista la fortunata posizione strategica. Prosperità che noterete percorrendo il Liston, la tipica passeggiata in mare, alla quale si affacciano splendidi palazzi gotico-rinascimentali, sapientemente porticati in un continuo d'archi e merlature. E che dire degli incantevoli scorci creati dagli antichi mulini, vitali approdi del XII secolo, sui quali si staglia l'imponente campanile romanico, alto ben 60 metri, una delle torri più pendenti d'Italia. Tutto attorno chiese, dimore signorili, porte medievali e pregevoli oratori che hanno fatto di Porto Gruaro vera e propria città d'arte, custode di capolavori unici, dal classicismo di Pomponio Amalteo al futurismo di Luigi Russolo. Come non ricordare poi Lorenzo da Ponte, letterato e poeta che insegnò nel Collegio Vescovile, divenendo in seguito figura cardine nel panorama musicale europeo, librettista di due geni indiscussi, Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart. Immagini suggestive, vero? Ma soprattutto per me. Pensate che Porto Gruaro è la città da cui provengo, il territorio a cui sono particolarmente legato. Però sono legato anche ad altre cose, agli ingredienti, e quindi passiamo al couscous. Eccolo qua. Couscous, sapete, sono praticamente i granelli di segola cotti al vapore. Però noi adesso dobbiamo perlomeno cominciare a prepararlo per finire la ricetta. Prima cosa da fare, mettere un po' d'olio sulla padella, leggermente calda, non troppo, appena appena. Quindi adagiamo il couscous. Successivamente abbiamo preparato, ecco qua, del brodo vegetale. Perché brodo vegetale? Perché in effetti abbiamo già il petto di pollo, quindi andrò a fare questo mélange, questo mix fra carne, couscous e verdure, quindi ho preferito stare molto leggero con, diciamo, il brodo di cottura. Ricordiamoci una cosa fondamentale: se ci sono 100 grammi di couscous bisogna mettere 100 ml di brodo. Usare sempre, bilanciare sempre circa in egual modo le due cose, quindi la parte, diciamo, liquida con la parte invece più solida. E soprattutto un'altra cosa: il brodo deve essere assolutamente caldo, perché in questa maniera riesce a enfatizzare anche tutta la parte, diciamo, del couscous e riesce a mescolarsi in maniera perfetta. Ecco qua. Ovviamente avevo dosato precedentemente il tutto e adesso dobbiamo andare un attimino a sgranare in questo modo, perché dobbiamo distribuire un po' il tutto. Una volta fatto questo, si va a coprire. Praticamente si mette al minimo e si lascia riposare. Ecco qui. Adesso per il momento il couscous lo dimentichiamo. Passiamo invece agli altri ingredienti che voglio abbinare al nostro couscous.
Il primo di tutto è, eccoli qua, frutti di stagione, le nostre verdure. Ho scelto alcune verdure colorate perché voglio dare questa tonalità di arcobaleno, questa tonalità un po' particolare poi all'interno del couscous. Quindi vado a usare delle melanzane, però sia per le melanzane che per le zucchine userò solo la parte esterna, perché voglio dare colore, non consistenza. Peperoni, uno rosso e uno giallo. Quindi per la melanzana tagliamo esternamente tutta la parte, diciamo, colorata, scartiamo invece la pulpa. Adesso però dobbiamo andare a sminuzzare il tutto. Cambiamo coltello e andiamo a tagliare proprio, ad adolare il tutto. E adesso un po' d'olio. Scaldiamo la padella. Temperatura alta, mi raccomando. Sempre, sempre un po' di cipolla. Eccola. Controlliamo. Temperatura alta e quindi mettiamo tutte le nostre verdure. Adesso invece passiamo a sua maestà il petto di pollo. Prima cosa da fare del petto di pollo, ecco qui, guardate. Togliamo i filetti, perché questi sono quelli che noi poi andremo a utilizzare. Eccoli qua, i filetti del petto di pollo. Li togliamo entrambi. Stiamo attenti ad una cosa, guardate. Quando togliamo il petto di pollo dobbiamo togliere questa piccola parte di cartilagine. Una parte minima, ma la togliamo in maniera che poi non dà fastidio quando andremo poi a mescolarla con il couscous. Ecco qui. Controlliamo sempre le verdure. E andiamo anche qui, in questo caso, a tagliare proprio a cubetti i filetti. Guardate, tendono quasi a sfilacciarsi da soli, quindi questo risulterà molto facile come operazione. Cubettiamo. Ecco qui. Abbiamo quasi finito di cubettare anche il petto di pollo, però sempre con un occhio teniamo d'occhio le verdure e il nostro couscous. Guardate come il couscous, ecco qua che va sgranato, vedete come ha preso volume e va sempre sempre sgranato con una forchetta, perché se lo facessimo con un cucchiaio si attaccherebbe. Accendiamo la nostra padella, anche qui temperatura alta, perché dobbiamo rosolare. Ci siamo. Allora, verdure pronte quasi. Mettiamoci un po' di sale. E adesso invece passiamo alla cottura del petto di pollo. Dobbiamo cercare di rosolarle velocemente, guardate, in questo modo, temperatura alta. Anche qui mettiamo un po' di sale e anche un po' di pepe. Aggiungiamo un po' d'olio. Controlliamo. Facciamo rosolare il tutto in maniera molto molto anche all'esterno. Dobbiamo cercare di sigillare l'esterno proprio dei nostri cubettini. Qua ci siamo, ultimo ingrediente, eccolo qua. Volevo proprio viaggiare attraverso l'Oriente, quindi sono partito, ho trovato del curry e ho trovato un po' di panna di riso. Mescoliamo quindi questi due ingredienti e versiamo
con cubetti di foglia. Beh, a me un po' dispiace che da casa non sentiate questo profumo meraviglioso. Quindi abbassiamo anche qui. Lasciamo proprio andare. Crea questa crema, guardate che bello. Una crema quasi che si va così ad avvolgere i nostri cubetti di pollo, di petto di pollo, che quindi dà anche questo sapore, questo retrogusto d'Oriente. Passiamo col couscous in Medio Oriente. Gli altri ingredienti sono mediterranei. Insomma, qui si va un po' a sposare il tutto. Allora, adesso non ci resta che andare a preparare il tutto. Quindi ci prendiamo del couscous. Mettiamo qui. Qui andiamo d'occhio, eh? Decidiamo, vediamo un attimino quanto può essere la consistenza giusta nel petto di pollo, le verdure. Gli andiamo a dare colore, mescoliamo, vedete come si amalgama bene il tutto? Ecco, io ci aggiungerei però un po' di sale, questo è un sale che ho preparato io con un po' anche di peperoncino, della curcuma, alcuni ingredienti che trovo nei miei viaggi in giro per il mondo. Ecco, adesso lo andiamo a impiattare, andiamo a dargli un po' di forma anche, quindi utilizziamo, guarda, questo. Ho trovato una ciotola, queste sono ciotole comuni che trovate a casa, andiamo a riempirla bene. Ecco qui. Allora, ecco qui, ci siamo quasi, schiacciamo leggermente e adesso vediamo se, come spesso si dice, ciambella riesce col buco. Voilà, ecco il piatto. Mancano ancora due piccoli ingredienti, alcune foglie di menta che mettiamo sopra e poi l'immancabile peperoncino. Ed ecco qua il couscous servito. Perché come sempre vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker, ci vediamo alla prossima puntata.